Sono molti anni che tu ragioni sulla famiglia, sui nuclei base di aggregazione della società, sia come sceneggiatore, sia come regista. Dove trovi la ragione di questo luogo dell'indagine? Perché credo che la famiglia sia veramente nel suo piccolo specchio della nostra società, per cui indagando dentro quelle che sono le tensioni, le frustrazioni, i conflitti all'interno di una stanza, di un salotto, del classico salotto borghese, si possa ricchiappare qualche filo per cercare di capire poi le accelerazioni della storia, le contraddizioni del nostro tempo. T'avrebbero licenziato in qualsiasi altra parte del mondo. Ma è morto mio padre, bravo. Insomma, una telefonata, ma cosa ti costava farla? Mi esce a dare con Pino. Dai, Amita. Ho perso testa, dimentica tutto il tempo. No, te ti sei fumato il cervello, altro che... Qui è esplosa la famiglia, nel senso che in scena c'è una donna separata, di cui si verrà a scoprire poi anche quella che è la figura del marito, assente in scena, ma molto presente nel racconto, e con una figlia che si separerà dalla madre alla fine, che deciderà di partire, di allontanarsi. Io credo che come tutti, la famiglia sia un'ossessione, nel senso sia una necessità, un nutrimento, un rifugio, ma nello stesso tempo è lì che esplodono le contraddizioni nostre, interiori. Non sono pedra del padre. Ma che sculacciate! Fila a letto, cretino! Ma perché sculacciate? Niente, Lisa, non ti preoccupare. Bene, noi lavoriamo, Amalia, grazie per tutte queste cose. E che ora c'è anche caldaia che è rotta e il padrone che lo vuole aggiustare. Sì, Lisa, ne ho già parlato con tuo marito, vero, amica? Sì, tutto a posto. Domani ne parlo con i servizi sociali, tranquilla. Il tuo è un teatro di parola, non v'è dubbio, cioè è un teatro che gira intorno alla drammaturgia, a un testo. Qual è il tuo rapporto con la nuova scena, con quanto anche di performativo il teatro e il luogo spettacolare sta sviluppando in questi anni? Dove e come senti le contaminazioni della diversità dei linguaggi? Io sono affascinato dal teatro d'immagine, sono affascinato da tutta la ricerca. Il problema è che io vengo dal cinema, quindi vengo da una drammaturgia forte, da una scrittura dove i personaggi, l'intreccio, la trama è la grande sfida per noi. Io credo che il teatro abbia bisogno di entrambe le cose, cioè abbia bisogno di questa folgorazione nell'immagine, di questa seduzione, però ha, credo, ancora la sua forza nel tenere 2 ore uno spettatore seduto, anche nella sua capacità di portarti avanti una storia. Non lascerà libera tua figlia, diventerà vecchia lontana dalla patria, nella mia casa in Argo, intenta al telaio e accolta nel mio letto. Per cui uno cerca di portare il teatro, di fare il teatro non soltanto nei luoghi canonici. Ora siamo qui alla Pergola. La Pergola è il centro del teatro nella nostra regione, è un teatro di grande tradizione, siamo dentro la mostra di Eleonora Duse, però qui rischi un po' il soffocamento della grande cultura. Quando sei in una città d'arte rischi di vivere con quella prospettiva schiacciata dalla tradizione, dal passato. Muoversi tra il Ponte all'Indiano e tra quelle che sono le tangenti che portano fuori dalla città, senti che lì respiri diversamente, cioè sei più dentro il ritmo del nostro tempo. E il Teatro delle Spiagge è un teatro di 100 posti sul tetto di un supermercato di periferia, per cui è una suggestione e credo che lì sia bello lavorare. Per ora è stato molto, molto stimolante. Sfidante. Sfidante, tanto sfidante.